Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, Manfredonia TV, che offre questa ulteriore intervista con il presidente onorario di Manfredonia Nuova, con la quale è stato capogruppo in consiglio comunale, già candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative per l'elezione diretta del sindaco a Manfredonia, torna qui a Manfredonia TV. Ben trovato Italo. Grazie. Con Italo Magno vorremmo un po' parlare di quello che abbiamo lasciato e di quello che invece potrebbe essere il futuro. Abbiamo lasciato il Consiglio Comunale con una maggioranza che, lo vogliamo ricordare, si è completamente sfilacciata. Ci sono state le dimissioni del sindaco, poi in un momento successivo, qualche mese dopo, come si paventava, c'è stato addirittura lo scioglimento del Consiglio Comunale per intervento del Ministro degli Interni, per decreto del Presidente della Repubblica, per le infiltrazioni mafiose per le quali il Consiglio Comunale è stato sciolto, e si è praticamente andati verso una gestione amministrativa da parte di un commissario coadiuvato da altri due collaboratori, un commissario prefettizio che siede ormai a Manfredonia da oltre un anno e mezzo, e da quel che si può prevedere dovrà rimanere ancora per un po' qui in questa città a gestire dal punto di vista amministrativo il comune di Manfredonia. Con Italo vorremmo parlare proprio di questa situazione. Comune di Manfredonia con il commissario prefettizio, una gestione che continua ad essere ovviamente non eletta, non elettiva, non ancora collegata a una elezione, e con qualche mese ancora, se non addirittura qualche anno ancora, per quello che sono le notizie che sono arrivate ultimamente, che hanno allarmato anche di più, con una gestione che proseguirà ancora per, ritengo, un bel po' di tempo. Come la mettiamo con il comune di Manfredonia con questa situazione? Si vorrà prima o poi tornare alla democrazia, ovvero a una competizione elettorale che preveda la elezione di un nuovo sindaco e di un nuovo consiglio comunale? Io penso che la situazione attuale è il frutto di una cattiva gestione di cui non voglio parlare, ormai è a conoscenza di tutti. E il comune di Manfredonia ha ereditato quasi 30 milioni di debiti che bisogna sanare. In parte sono stati sanati con un accreditamento da parte dello Stato per destinati ai comuni in difficoltà. Adesso abbiamo questa troica di tre commissari, subcommissari, che gestiscono la città. La gestiscono sono stati nominati per decreto del Presidente della Repubblica il 22 ottobre dello scorso anno, quindi è un anno esatto che stanno ancora gestendo. Quel decreto prevede 18 mesi di intervento per bonificare una situazione, e dal punto di vista diciamo del proprio capitale immobiliare e finanziario, e bonificarlo anche dalle infiltrazioni mafiose che sono state dimostrate e sanzionate da parte del Ministero. La legge prevede che i commissari che vanno nei comuni sciolti per diversi motivi, per qualsiasi motivo, debbano stare a lavorare
la città per 18 mesi. Allora, questi 18 mesi dovrebbero scadere, diciamo, parliamo del 22 di ottobre, un anno, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, quindi, e giugno dovrebbe essere così. Quindi noi potremmo votare No, bisogna fare 12 più 6, quindi 12 più non 6, arriveremo ad aprile. si potrebbe votare nella primavera del prossimo anno. La legge dice che per motivi eccezionali il Ministero può concedere ulteriori 8 mesi. E allora, su richiesta dei commissari, e andremo a finire all'autunno, cioè ulteriori 6 mesi, Sei e quindi mesi, sì. andremo a finire all'autunno. Ma il comune di Manfredonia ha già messo a disposizione i propri conti e la propria situazione 6 mesi prima, in quanto lo scioglimento a Manfredonia non è avvenuto il 22 ottobre per Infatti. le infiltrazioni mafiose, è venuto anche lì con un decreto, ma è avvenuto prima al mese di aprile 2019, perché il sindaco A Riccardo seguito delle non ha dimissioni. avuto, a seguito di dimissione, non avendo più la maggioranza in consiglio Certo. comunale. Quindi noi potremmo votare già in primavera del Primavera del 2021. prossimo anno, Sì. 2021, e al massimo In autunno. in autunno del 2021. Questa è la situazione. Io dico però una cosa. Ecco perché, per esempio, da parte dell'onorevole Tasso sono state fatte delle dichiarazioni con le quali si afferma che potrebbero slittare queste elezioni alla primavera addirittura Io del non le 2022. commento le sue dichiarazioni perché evidentemente ha dei canali che noi non sappiamo. Sul piano ufficiale la situazione è questa che ho detto io. O si vota in primavera o al massimo per motivi eccezionali si potrebbe votare in autunno. Io faccio un'altra riflessione. Conviene a Manfredonia avere ancora dei commissari che stiano a regolare i conti? Manfredonia può stare ancora per molto senza una vera gestione della città, perché la città non ha soltanto i conti, la città non ha soltanto da bonificarsi dal punto di vista della moralità pubblica e delle infiltrazioni di corrotti e mafiosi. Manfredonia ha da rilanciare se stessa dopo anni di abbandono, l'abbandono è sotto gli occhi di tutti. Allora, oltretutto ci sono anche dei momenti di risveglio che stiamo notando nella città, anche aiutati dal nostro vescovo coraggiosissimo, molto determinato, molto sollecito ad aver preso a cuore le sorti della nostra città, invitando la popolazione a ritornare in piedi dopo essere stata in ginocchio davanti a un'amministrazione davvero, assolutamente chiusa. Io ho fatto 5 anni il consigliere comunale, 5 anni, e penso di essere stato abbastanza accorto a verificare tutto quello che avveniva nella città e nella gestione della città. Io purtroppo, no purtroppo, fortunatamente o non so, in ogni caso, ho avuto un padre che ha fatto il sindaco per diversi anni. Mio padre, prima ancora di andare al comune, si faceva un giro per la città per verificare quello che mancava, quello che andava bene, quello che mancava nella città. Poi andava sul comune e ci andava prestissimo, prima delle 8, e sollecitava i dirigenti a risolvere questo o quel problema, senza neanche che la gente glielo portasse lì. Andava de visu, con i suoi occhi andava a verificare. Io in 5 anni di mia presenza nel Consiglio Comunale di Manfredonia e quindi anche nella città, non ho visto una sola volta il nostro sindaco per le strade della città. Una sola volta. Non l'ho visto mai. Questo non è una critica al sindaco, ormai lui sta fuori gioco e non ci interessa. Voglio dire che i commissari non possono stare chiusi
in quelle che i romani antichi dicevano la turris eburnea, in una torre d'avorio. Non possono soltanto guardare i conti e guardare che non ci siano le infiltrazioni mafiose. Manfredonia ha bisogno di una difesa, perché ci sono, poi lo vedremo forse fra poco, ci sono degli attacchi all'autonomia, alla bellezza, alla cultura della nostra città da parte di comuni vicinori. Abbiamo bisogno di chi viva la città, la vivi, la interpreti, capisca, venga sollecitato. Non dei funzionari, bravissimi, io non ho da dire, stanno reggendo i conti benissimo, stanno controllando che la situazione non degeneri sul piano dell'onestà e dell'ordine pubblico, benissimo. Ma anche perché non sono di questa città, non vivono, non possono vivere la nostra città. E quindi col risveglio che c'è nella città. Noi sabato scorso abbiamo avuto una cosa bellissima, io purtroppo non c'ero a Manfredonia e l'ho potuto seguire a distanza, mi sono commosso. Tanti cittadini disposti, e lo faranno ancora per almeno un anno, disposti a rendersi utili per la pulizia della nostra villa comunale. Ah sì, a proposito, si tratta di un'iniziativa di Manfredonia Nuova Sì, assieme ad altre sì, ad associazioni. altre associazioni, in particolare l'associazione dell'Associazione dei 5 Stelle, con cui adesso stiamo intraprendendo queste attività di risveglio della città. Vi annuncio anche che stiamo per varare un premio, un concorso, siccome Manfredonia ha dimostrato nel suo abbandono, anche il cittadino normale, le famiglie normali si sono un po' abbandonate. E noi, se andiamo in giro, vediamo che a Manfredonia c'è poco amore per il verde, c'è poco amore per la bellezza, per i fiori, per i balconi fioriti. E allora adesso parte subito un altro concorso e ne faremo tanti di sollecitazione alla città. Adesso noi con i 5 Stelle faremo un altro concorso per dare un premio al mese di, parte di adesso, ma il premio lo daremo per dare la possibilità a tutti di organizzarsi un premio per i balconi fioriti. Noi vogliamo che la nostra città diventi bella per il contributo non soltanto dell'amministrazione, specialmente un'amministrazione che adesso avrà per parecchio tempo pochi soldi, ma anche con la collaborazione dei cittadini, ognuno facendo la sua piccola parte. E quindi ad aprile noi andremo a premiare con targhe, qualche altra cosa, medaglie, attestati, eccetera. Andiamo a premiare i cittadini perché vogliamo che la città si risvegli, si è troppo addormentato nel clientelismo, perché il clientelismo è una mala pianta di ogni città. Il clientelismo cos'è? Il potente di turno, per mantenersi al potere, dà delle prebende, dà delle regalie anche illegittime. E noi, da cittadini liberi, diventiamo dei servi che giriamo intorno a questi papaveri della città, che schiacciano la città, che Italo, non hai rispettano parlato, hai l'interesse della città. fatto riferimento all'associazione del Movimento 5 Stelle, quindi Sì. si sta creando un sodalizio tra Manfredonia Nuova e il Movimento Noi 5 Stelle di Manfredonia. abbiamo fatto un documento, perché vogliamo unire le forze di tutta la gente di buona volontà. Abbiamo fatto un appello a tutti coloro, a tutte le associazioni, in particolare alle associazioni del volontariato, che volessero unirsi con noi, non per andare a conquistare il potere, ma per andare a servire la città. E allora, quando sarà? Allora, noi abbiamo fatto un accordo in cui diciamo che ci impegniamo su due questioni fondamentali. La questione morale, cioè il servizio alla città, non che la città deve servire il potente di turno, ma il servizio alla città. La questione morale è la difesa ambientale. Manfredonia è stata massacrata in tutti questi anni e c'è il rischio ancora che venga più massacrata. Non soltanto non siamo capaci veramente di portare a termine il disinquinamento dell'ex Enichem, ma ci sono all'orizzonte altri attacchi da parte di comuni vicini a Sì, noi. infatti ti riferivi sicuramente alla questione della sede trattamento rifiuti che potrebbe essere avviata nella zona dell'ex Enichem. Sì. Ho
ti riferisci ad altro. No, il comune di Montesant'Angelo ancora una volta strumentalizzando la vicinanza, la lontananza dell'area industriale, essendo nella zona di Montesant'Angelo, ma lontano dalla città, ancora una Certo. volta col solito giochetto che già ci ha reso purtroppo molto male ai tempi dell'Elanici prima, poi dell'Heineken, loro dicono l'area industriale può stare, si possono mettere dei sistemi industriali perché la zona è lontana 18 km dalla città, dimenticandosi che ci sono altri cittadini che vivono a 500 metri di questa città, cittadini che purtroppo non sempre, anzi molto spesso non sono tutelati e la nostra città non viene tutelata. Questa situazione non è soltanto del passato, si sta perché il comune di Montesant'Angelo, pensate un pochettino, non soltanto senza accordarsi col comune di Manfredonia, e qui stiamo parlando della gestione Riccardi però, allora non soltanto non si è accordato con la gestione, l'ultima, del comune di Manfredonia, ma ancora una volta ha utilizzato la distanza che non c'è, perché noi non siamo a 18 km. È Monte che sta a 18 km dall'area Sì. industriale. Non soltanto questo, ha chiesto un finanziamento per un trattamento di rifiuti in zona Enichem, cioè a 500 metri dai nostri cittadini, dalle nostre case, e dalla nostra area, dalle nostre spiagge, dalla nostra bellezza, eccetera. Nessuno ha detto nulla. Tant'è vero che il comune di Montesant'Angelo non l'ha portato neanche in consiglio comunale, l'hanno fatto con una deliberazione di giunta, Ah, cioè erano bellissimo. soltanto 6 o 7 assessori. Dico, qual è la verità sugli impianti che sono stati progettati a macchia? Un riciclaggio di rifiuti. E quindi con tutti gli scarichi che questo comporta, le puzze che questo comporta, i camion che faranno su e giù per trasportare tutta questa merce, insomma, Manfredonia ancora una volta Diventa pattumiera degli rischia di altri. diventare la pattumiera. Oh, questo discorso noi l'abbiamo preso particolarmente a cuore. E oltre che abbiamo preso posizione subito con il sindaco di Montesant'Angelo, non contro la persona del sindaco, a favore di diritti vilipesi dal sindaco di Montesant'Angelo, dalla giunta di Montesant'Angelo, non posso neanche dire dal Consiglio Comunale di Montesant'Angelo, perché il Consiglio Comunale di Montesant'Angelo non è stato neanche investito, come non è stato investito almeno per dovere di vicinanza il sindaco di Manfredonia, oppure è stato investito e non è stato particolarmente sensibile. Ha detto fate, tanto noi facciamo così, voi fate così, io faccio finta di non esserne accorto. Comunque, non so se sia questo Ma quello. oltre alla vostra presa di posizione, c'è stata la presa di posizione di qualcun altro, tipo per esempio dei consiglieri regionali o da parte di altri Ecco, rappresentanti della siccome città? questo progetto malefico per Manfredonia, malefico contro cui dobbiamo veramente schierarci, no, noi parliamo di amministrazione, ma anche la città deve prendere in mano lo scettro del comando, perché la democrazia è della città. Ma no, noi abbiamo preso posizione, ma non c'è stata una grande sollevazione, forse perché distratti o perché stanchi, eccetera, eccetera. Il comune di Montesant'Angelo, per questa operazione malefica ai danni della città, ma anche non soltanto ai danni, anche della bella piana di Macchia che va risanata. Quella è una grande ricchezza turistica, agricola. E io faccio un appello anche agli abitanti di Macchia, a coloro che hanno i terreni a Macchia, di mobilitarsi loro A con proposito, noi. a che punto sta la bonifica e tutto quello No, che... voglio dire che per questo progetto Sì. malefico, il comune di Montesant'Angelo ha avuto 11 milioni di euro per inquinare noi, ha avuto 11 milioni di Ah, euro. benissimo. Oh, allora, sembrandoci ancora a noi la cosa incredibile, subito dopo le elezioni, perché prima erano totalmente distratti dall'interesse della città, abbiamo scritto una lettera al consigliere regionale avvocato a Francesco Paolo Campo e al consigliere regionale avvocato Gian Diego Gatta, perché adesso è finita la campagna elettorale, so che sono stati molto attivi, che
da parecchio non riuscivano ad essere. E invece adesso hanno mostrato molta mobilità, molta attenzione ai problemi della città. Allora, sulla scia di questo, il 30 di settembre abbiamo scritto a questi due consiglieri regionali che, dicendo che il comune di Monte Sant'Angelo ci voleva piazzare questo bel regalo lì, e quindi noi volevamo sapere se loro sono a conoscenza del progetto, se è esatta la consistenza dei soldi che la Regione Puglia, silente ai nostri manfredoniani, ha già dato al comune di Monte, se le aree sono veramente quelle dell'ex Enichem che andrebbero bonificate e non inquinate ulteriormente, e tutte le autorizzazioni se sono state date. Io faccio un appello anche da Tele Manfredonia a questi due nostri rappresentanti che sono stati effettivamente molto attivi durante la campagna elettorale. Faccio un appello, ci diano delle risposte, perché noi abbiamo loro per difendere Manfredoni, il Consiglio regionale, abbiamo solo loro. Se loro non difendono i nostri interessi e il comune langue perché non abbiamo, come ho detto prima, chi vive la città, chi la sente la città, allora Quindi non. rischiamo di ritrovarci con un altro mostro a 500 metri. Ma che risposta c'è stata da parte del sindaco di Monte Sant'Angelo? So che Si è non è. adirato moltissimo che non è inquinante, non lo sappiamo, è da 67 che ci dicono ogni volta che non è Non è inquinante. inquinante, sì. Stiamo parlando di rifiuti, trattandosi di rifiuti, di riciclaggio di rifiuti, anche organici, e se non sono inquinanti, anzi sono odoriferi. Io faccio solo una proposta al sindaco di Monte Sant'Angelo, che ci tiene molto a sfruttare industrialmente le zone della sua terra, perché lì è ancora zona di Monte Sant'Angelo, perché non se lo pone a 300-400 metri come è per noi dalle sue case? Vediamo cosa Infatti. succede. È una proposta. Se lui lo facesse, noi non faremmo nessuna opposizione. Si prenda pure gli 11 milioni e faccia tutti i riciclaggi che vuole, organico e non organico. Benissimo, Italo, quindi come ben vediamo ci sono davvero ancora e sempre problematiche che si aggiungono alle tante problematiche. Prima facevi cenno anche al fatto che vi è questa collaborazione tra il Movimento 5 Stelle e il vostro movimento. Questo prefigura un'ipotesi di eventuale alleanza o comunque una Noi corsa abbiamo assieme preso per le accordi prossime per amministrative. abbiamo preso accordi per sensibilizzare l'opinione pubblica perché gli uomini politici non debbono essere come i funghi che ogni tanto escono, crescono, poi spariscono, cercano di sparire il più tardi possibile, e la gente che sta a guardare. No, la gente non deve stare a guardare, c'è stato un tempo che io ho conosciuto in gioventù in cui le persone partecipavano alla politica, controllavano la politica. Poi piano piano ci siamo distratti per tanti motivi e adesso fanno quello che a loro pare. Sono molto attivi, molto frenetici, perfino quando ci sono le campagne elettorali. Poi, passata la festa, gabbato lo santo. Ma io voglio aggiungere un'altra cosa: c'è una grossa questione. La questione Enichem non è, si è ancora risolta Infatti, perché. questo è un argomento molto preoccupante per Perché questa città. l'amministratore unico Menale ha Sì. detto che lui ormai si ritirava, eccetera. Però nello stesso tempo ha fatto Ti riferisci ricorso. ovviamente non alla questione Enica, ma alla questione Energas Mi più riferisco che. alla questione Energas. E si è rivolto, però Energas ha fatto ricorso contro un parere negativo che era stato espresso Sì. paesaggistico contro l'azienda che si vuole insediare. Vendola, prima di andarsene, Sì. una settimana prima di andarsene, quando il Consiglio regionale era stato già sciolto, ha fatto questa concessione, questo parere positivo a Energas. Noi poi abbiamo fatto le battaglie, si è fatto il referendum, abbiamo portato le firme all'assessorato all'ambiente, ci siamo incontrati più volte con il presidente Emiliano che ci aveva assicurato tante cose, però quella delibera deve essere cancellata.
ancora anche qui mi rivolgo non soltanto al consigliere regionale Campo, al consigliere regionale Gatti, alla consigliere Barone, eccetera, tutti coloro, quindi anche i 5 Stelle, tutti coloro che possono Quindi anche rappresentare, piemontesi a questo anche punto. piemontese, che possono, ma soprattutto i consiglieri regionali di Manfredonia, che ci facciano sapere quando, nonostante le tante promesse che ci ha fatto Emiliano, si decida ad annullare una delibera di giunta, di una giunta sciolta, di un consiglio sciolto, e siano già fatte inutili, perché la delibera è del 15 giugno 2015, le elezioni erano state fatte al 30 maggio del 2015. Sì. Ha Quindi, dopo 15 giorni, lui prima di andare via ha fatto fatto il regalo a il Manfredonia. regalo a Energas. Questo fa Certo. capire molto spesso i politici come lavorano sotto traccia, prima ancora che sopra al parere, alla visione di tutti quanti. Quelli poi sono i periodi Allora, migliori per noi che fare. non siamo tanto sciocchi e non siamo creduloni, Energas sta ancora in piedi. Energas ha fatto ricorso al Consiglio di Stato adesso, qualche settimana fa, contro il parere negativo che Oh, è tra l'altro stato. non c'è stato nessun atto di rinuncia da parte di Non c'è stato Energas. nessun atto di rinuncia, per cui è stato soltanto un modo per, non so, per bypassare l'elezione, per qualcosa che noi in questo momento non riusciamo a capire, ma noi non ci facciamo. Però Menale ha dichiarato che non ha più interesse su Eh sì, non lo ha Manfredonia e. detto ancora ufficialmente, deve soltanto rinunciare, dire al Mise, è inutile che continuate a chiedere incattamenti, a fare riunioni, basta, noi non siamo più interessati, lo ha detto apertis verbis, ma noi scritta manent. Quindi tu dici ci vogliono gli atti scritti Ci per vogliono atti avere scritti, e la siccome e fino a certezza. che questi atti scritti non ci sono, noi non ci fermeremo. Infatti da Manfredonia è partito un ricorso perché contro Energas, che è andato al Consiglio di Stato con risperpero di soldi, consumi di soldi e così via. Noi non ci fermiamo. Noi, fino a che non c'è un atto scritto di Energas, noi non ci crediamo. Benissimo, ascolta Italo, per la bonifica invece com'è sta la situazione? La bonifica bisogna seguirla, ha bisogno di molto tempo, ha bisogno che qualcuno prenda atto che la situazione è davvero difficile, perché si tratta della bonifica di terra. Si tratta della bonifica delle falde, si tratta della bonifica del mare, Certo. perché nel mare ci sono delle zone in cui il caprolattame è così esteso, è così abbondante, che bisogna pensarci Si bene prima di tocca, smuovere le acque. si E tocca. allora occorre, anche su questo, per la questione dell'Enichem, bisogna con noi. Abbiamo fatto anche un'ultima intervista, c'è stata la nostra presidente, ha parlato a Radio Smash Gargano, dicendo la posizione nostra sulla questione Enichem è che noi dobbiamo ancora insistere per finanziamenti, e soprattutto per finanziamenti che, lo so, l'obiezione che mi vuoi fare, per i finanziamenti che vadano a buon fine, perché Manfredonia ha avuto milioni di finanziamenti, ha avuto pure la Regione Puglia, ha avuto da parte dell'Unione Europea una sanzione che poi è stata annullata, perché non si facevano, nonostante i finanziamenti che sono arrivati, non si faceva la bonifica. La bonifica sta ancora in alto mare, In alto soltanto una mare. piccola parte, intorno al 15-16%, è stata espletata. Occorre portare avanti, ci sono ancora, addirittura ci sono degli scavi per scoperchiare le zone rocciose di terra inquinata, che sta lì ad inquinare l'ambiente. Allora, All'inquinare. la questione Enichem, mi farà piacere se tra qualche tempo noi abbiamo un altro incontro per parlarne in maniera Ma molto certo, approfondita, volentieri, Italo. dobbiamo non è stata Semplicemente risolta, fissare questo incontro, lo facciamo come volentieri. tutta la Io invece ti questione. voglio fare una domanda un po' tendenziosa. Qualora si creasse questa possibilità di perseguire questo percorso
con il Movimento 5 Stelle e Manfredonia Nuova, oltre alle varie associazioni, e arrivasse dall'alto l'imposizione dell'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il PD, così come si predica a livello nazionale, che cosa succede a Manfredo? Dunque, noi Lo so che abbiamo. questa domanda dovrei farla ai 5 No, Stelle, non certamente posso a te, rispondere. però sicuramente ve lo siete posti il No, problema. posso rispondere. Noi abbiamo firmato un documento. E quel documento vale come impegno per noi, ma vale impegno È un per impegno loro. morale, non è obbligatorio. Abbiamo ancora tre associazioni che hanno chiesto di entrare. Stiamo confabulando per vedere gli estremi, come entrare o meno. E noi abbiamo anticipato quello che poi è successo a livello nazionale, che 5 Stelle prima non faceva accordi con nessuno, invece noi l'abbiamo fatto con tanto di scritto Sì, nero su c'è un bianco. atto scritto. Oh, adesso non può esistere che i 5 Stelle di Manfredonia facciano accordo col PD, perché per fare l'accordo col PD i 5 Stelle devono parlare con noi e noi dobbiamo parlare con loro. E non solo, ma siccome stanno altre associazioni che stanno per associarsi a noi, e penso che la cosa avverrà prima ancora delle vacanze natalizie, allora dovranno parlare. Un eventuale accordo, dobbiamo parlare con i 5 Stelle, con noi, con altre associazioni, tutti quelli che ci staranno, perché insieme noi abbiamo deciso di fare Dico, ma questa. voi avete chiesto ai referenti del Movimento 5 Stelle di Manfredonia come si comporteranno nella eventualità arrivasse un'imposizione Stamattina ho avuto dall'alto? l'ultimo incontro, l'ultimo nel senso più recente incontro, in cui noi sappiamo che per ogni movimento, anche le associazioni che ci hanno chiesto abbiamo avuto realmente due richieste di associazione, siamo noi che adesso dobbiamo portarle nelle sedi opportune, eccetera. Abbiamo detto che ogni richiesta dovrà essere vagliata non dai 5 Stelle o da Manfredonia Nuova, ma Manfredonia Nuova, non Manfredonia Nuova, 5 Stelle e le altre associazioni che verranno tutti insieme. E dico anche di più, siccome la nostra scelta non è di personaggi, non è personalistica, Certo. noi alla fine, quando decideremo quante associazioni saranno insieme, alla fine si deciderà chi debba essere il sindaco per Manfredonia, non il sindaco per sé. Non vogliamo le grandi personalità che poi fanno le fughe in avanti dimenticandosi della città, ma insieme, ogni decisione sarà presa insieme. Ci sono soltanto due vincoli che nessuno di noi può superare. La questione morale, noi dobbiamo dimostrare che dopo la brutta politica che abbiamo vissuto in questi ultimi 10 anni, almeno c'è una bella politica di persone che vogliono bene alla città. E quindi noi andiamo alla fine di questo percorso di bene alla città, di sensibilizzazione nella città e per la città, solo alla fine decideremo la persona più adatta che possa guidare questo percorso di buona politica. Intanto, quasi dimenticando quello che è successo negli ultimi mesi, le elezioni regionali comunque hanno premiato anche il PD a Manfredonia. In qualche modo, il PD è riuscito a esprimere un proprio consigliere regionale. Vabbè, Abbiamo visto anche il risultato di non è che qualcuno Piemontese. pensava che il PD potesse scomparire perché ha avuto purtroppo appoggiato per 5 anni, per 4 anni, appoggiato una compagine amministrativa che non meritava il loro appoggio, non hanno avuto coraggio, molto spesso hanno subito, non hanno purtroppo non hanno risposto positivamente a una mia offerta molto prima del maggio del 2019, di autoscioglimento. Noi eravamo già all'opposizione 19, bastava che il PD, mi pare che aveva quattro consiglieri allora, Sì. si dimettesse senza accusare E ci nessuno. sarebbe Noi ci stato saremmo l'automatico risparmiato un scioglimento. sacco di cose, saremmo andati a votare, la gente liberamente avrebbe sceso una nuova compagine, anche edotta da quello che era avvenuto e dagli errori che la città ha fatto, votando con 75, 73% una compagine che ha dimostrato
fare acqua da tutte le parti e quindi anche la città deve ravvedersi. Perché non basta la promessa del posto, l'attesa di un posto di una baracca messa dove non si può mettere, o di un'altra concessione che non si poteva dare, o di fare abusi che non si potevano fare perché la legge lo proibisce. Ognuno ha cercato di avere dall'amministrazione il proprio contentino, dimenticandosi della città. E quindi anche la città deve riflettere un pochettino. Noi vogliamo completamente stravolgere, capovolgere questi atteggiamenti e della popolazione, coinvolgendola in attività benefiche, in attività per la città e sull'altro versante portare persone per bene all'associazione. Se non ci riusciamo, è meglio che ognuno di noi se ne vada a casa propria vergognandosi, perché lo scopo è quello. Se invece si comincia con i litigi o altre cose che io penso che non ci saranno, perché siamo stati edotti, abbiamo capito l'errore che è stato commesso prima di noi e non lo dobbiamo fare. Noi pensiamo di aver fiducia in questo processo. Italo, siamo in conclusione. Volevo sapere se oltre a queste associazioni che aderiscono a questo coordinamento di associazioni in cui ci sta sia Manfredonia Nuova che il Movimento 5 Stelle, se oltre a queste associazioni ci sono state invece proposte da parte dei partiti tradizionali. Proposte ufficiali ancora non ci sono state. C'è stato qualche abboccamento per vedere, per tastare la situazione, però non mi sento di dire di più perché sono ancora, non sono stati sottoposti a nessun tipo di approvazione nella zona quella giusta, che è quella l'assemblea e il direttivo. Nella eventualità di una grande coalizione che superi gli steccati destra-sinistra, vi ritrovereste per il bene della città? Noi abbiamo lanciato un allarme, non un allarme, un invito. Questo invito si rivolge particolarmente alle associazioni, al volontariato. E dicevo, con il fatto con l'impedimento, con il servizio, con la finalità di fare servizio alla città, e quindi la questione morale, la questione dell'uso della città per i propri fini che viene messo fuori, e poi la questione ambientale, perché Manfredonia era una perla veramente del Gargano, è stata ridotta come è stata ridotta, però questa perla si può ancora riprendere attraverso l'aiuto di tutti, attraverso sia a livello regionale sia a livello nazionale, perché anche a livello nazionale noi abbiamo dei riferimenti e quindi li dobbiamo sprecare. E quindi più di questo non posso dire, c'è un'attenzione da parte di qualche partito verso questo progetto nostro, però è tutto da valutare perché se noi dobbiamo fare qualche sforzo di avvicinamento a loro devono fare qualche sforzo per cambiare e ci devono essere delle evidenze che è cambiato, perché se vengono soltanto senza cambiare, allora le cose sono più difficili. Non voglio sapere il partito, però la domanda sorge spontanea. È un partito che già ha amministrato la città precedentemente o No, ha non ha amministrato? amministrato, non amministrato, cioè di centro-sinistra o di centro-destra. No, la domanda era se si tratta di una forza politica che già ha amministrato Manfredonia nell'ultimo quinquennio. Dirlo sarebbe scoprirsi, e io non ho il titolo a scoprirmi perché, ripeto, sono degli abboccamenti tra persone e non a livello di decisione, quindi è perfino inutile dirlo adesso. Va bene, benissimo. Però ripeto, Era una il nostro risposta che invito è alle m'aspettavo. associazioni di Manfredonia, perché quando il vescovo ci dice di alzarci in piedi, non stare più in ginocchio, stimola la città, tanti, soprattutto il ceto medio, intellettuale. Noi abbiamo a Manfredonia migliaia di persone con la laurea che hanno posto ma diano una parte del loro tempo alla città e non soltanto al proprio bene, al Beh, passatempo. certo, con il deficit che si ritrova attualmente l'amministrazione comunale sarà difficile trovare qualcuno che abbia voglia realmente di impegnarsi e di assumere così grandi È responsabilità. difficilissimo.
Noi facciamo parte della rete del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Vassallo e sappiamo lui come la pensava, le lotte che ha fatto, che l'hanno portato anche alla morte per mano probabilmente della mafia, ma forse ancor più probabilmente di persone che avevano finito di speculare con lui. Lui curava solo la città. Non gli interessi dei faccendieri, dei grandi speculatori, dei grandi costruttori che poi danno la mazzetta, ma lui invece faceva il bene soltanto della città. Ecco, allora noi vorremmo fare questo. È difficile, è perfino rischioso, ma noi ci vogliamo tentare. Bene, è molto bello questo riferimento ideale ad Angelo Vassallo, anche perché credo che la storia di Angelo Vassallo debba essere non solo ribadita, ma debba servire anche come stimolo per chi ha voglia di dedicarsi civilmente e soprattutto senza interessi a quella che è la gestione di una città. Italo, io vorrei ringraziarti per questa tua presenza, non so se vuoi aggiungere No, sono qualcos'altro. contentissimo. Sì, voglio ancora fare un appello alla città. Qui non c'è gente che vuole. Io poi lo vivo con il rapporto che sto avendo con i 5 Stelle e lo vivo con il rapporto nella mia associazione. Qui non c'è gente che vuole andare lì a prendere dei posti. C'è gente che vuole andare lì se ci va e in ogni caso o lì o fuori da lì vuole dare una parte del suo tempo alla città. Siccome a Manfredonia io li sto contattando tutti, forse li sto pure un po' scocciando, faccio telefonate, incontriamoci, vediamoci. Io voglio, a Manfredonia c'è tanta gente pensante che ha fatto studi, che è È vero, è competente. vero. Noi abbiamo avuto anche il livello, è stato molto basso di questa amministrazione. Io non voglio dire singolarmente Certo. i vari assessori, il sindaco, il livello è stato molto basso sul piano culturale, perché uno, la cultura non è qualcosa che si legge nei libri. La cultura è amare la città e fare in modo che la propria città stia bene. E allora io voglio fare appello al ceto medio che se ne sta fuori, va a fare il gioco del burraco, distrazioni, viaggi. Benissimo, bene, va bene con tutto, però un pezzettino di tempo, del nostro tempo, dedicato alla città. La soddisfazione, io in 6 anni ho fondato la mia associazione il 4 ottobre del 1940, del 2014, quindi sono 6 anni, Sei sono anni, 6 anni sì, fa. giusti 6 anni. È stato durissimo, nel Consiglio Comunale io non so quante nottate non dormivo. Perché avevamo continuamente tutti questi fascicoli che ci venivano in fretta e furia, che in 2 o 3 giorni tu dovevi sviscerare 300 pagine, 400 pagine per il bilancio e per tante questioni e poi ti dovevi pure prendere velenate, insulti, dentro e anche fuori, e mi fermo agli insulti. Però sono felice di aver dato il mio tempo e anche il mio rischio alla città, perché c'è stato un rischio. E c'è E certo, stato lo pure sappiamo. qualcuno che ha fatto in modo che ci fosse un rischio. E allora, però mi sento felice che una parte della mia vita ho dedicato alla mia città. Io ho avuto anche perfino due offerte di candidatura alle regionali, vi dico pure, da parte della lista CON Emiliano e da parte di Italia in Comune. Ci ho pensato, ci ho riflettuto, ho detto no, mi voglio dedicare totalmente alla mia città e ho rinunciato. Avrei potuto utilizzare tutto quello che ho fatto per 5 anni, per 6 anni per la città, per cercare di dare una mia soddisfazione. Ho fatto la scelta della città, perché è quella che mi preme di più. Benissimo, va bene, questo è una vera e propria dichiarazione d'amore per Manfredonia, per questa città tanto spesso calpestata, tanto spesso vilipesa. E per fortuna ci sta chi manifesta amore, come si dice, gratuito, perché questo è amore gratuito per la città di Manfredonia. Ti ringraziamo per questa Grazie, è stato presenza un piacere. e ovviamente ai nostri
telespettatori, a coloro che ci seguono, diamo l'appuntamento per la prossima occasione. Grazie.